Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR che tutti conosciamo come M1. Il tuo modello è in scala 1-4, mi rivolgo a Diego che è l'iscritto che mi ha commissionato eh, questo modello, il quale saluto, ciao Diego, è un'edizione di Agostini, uscita numero 40. Eh, in corso di video valuterò se fare anche il montaggio numero 41 e 42 in questo stesso video, ma penso di sì. Seguitemi, mi raccomando. adesso andiamo a montare un altro bel pezzo a questa mitica motocicletta infatti abbiamo questo grandissimo pezzo di metallo che è il monotrave sinistro eccolo qui che si monta poi così volevo farvi vedere il particolare Ecco. Avete visto? E le finte saldature a cordone TIG su alluminio, bellissime. Abbiamo due serie di viti. Vi servirà la brugola? La chiave? queste infatti sono a brugola che sono quelle che permetteranno al motore di rimanere in posizione sulle monotrave prima di sinistra e poi successivamente quando monterò quello di destra questi invece sono i supporti inferiori e superiori della carena sono in plastica guardate il particolare anche qui della vite a brugola esagonale bellissima io sono andato già a mettermi le due viti queste qui a stella qui e qui ovviamente non andate ad avitarle fino in fondo altrimenti uscite da dietro e rompete il pezzo questo, attenzione a non perderlo, perché poi ma lo metteremo nel prossimo video o meglio, come ho detto prima, nella prossima uscita perché se riesco faccio un video unico. Questo poi andrà in stato qui. Vi faccio vedere, se me lo ricordo, qui. Ok. Quindi per adesso questo lo innesto a secco nel suo tubo di gomma, ma poi sapete che io vado ad incollarmelo con un collante epossidico bicomponente. Non usate attacca, vi ho già spiegato il perché, tante volte. E soprattutto incollatevi i tubi perché poi ve li troverete tra qualche tempo volanti nella vostra vetrina. O dove deciderete di mettere il vostro modello e non vi ricorderete più dove vanno messi? Ok, allora guardate con le viti a brugola, queste io sono andato ad avvitarmele qui per crearmi il filetto. Guardate. dal momento che ho anche le uscite fino al numero 42 sono andato anche a montarmele ad avvitarmele qui Non ci viene richiesto di fare questo ma tranquilli, queste saranno le viti che andranno montate anche per il monotrave destro Bene, adesso vado a rimuovermele e ci vediamo dopo una volta rimosse le quattro viti a brugola, questo mettiamolo da parte perché non ci serve in questo montaggio. Prendo il monotrave che ho ricevuto, prendo i due supporti della carena, vado a rimuovermi le viti, Perfetto. E a questo punto vado a posizionarmi il primo. Così. Guardate. Questo è a posto, adesso non mi rimane che mettere il secondo, quindi giriamo questo così dalla parte dove abbiamo la targhetta, questa argentata. Ecco qui, e questo me lo vado a mettere qui. Questo come già detto sono i due supporti poi dove andremo a fissare parte della carena. Qua sarà da agganciare, vedete che c'è un'unghia e qui invece andremo a mettere il perno all'interno credo. A questo punto prendo il motore e non mi rimane che fissarmi questo. Quindi così. Se le puntiamo soltanto, eviteremo alla fine quando saremo certi che tutto è messo perfettamente come deve essere messo. Ok, adesso posso stringere. E questo montaggio è finito. Guardate che mostruoso come dimensioni questo modellino, questo motore è pazzesco, pesantissimo, tutto in metallo. Non guardate le parti che vedete che ballano qua. Manca anche la pompa dell'acqua. Ma chi mi segue lo sa. Ho richiesto la sostituzione per la leva che permetterà poi nella posizione di folle di accendersi la luce sul cruscotto. Ci sarà un LED che retroilluminerà il cruscotto che, se non sbaglio, dovrà eh, evidenziare appunto la luce credo verde come quella del neutro quando non ci sono le marce inserite nelle moto. La luce è verde. Quando c'è la marcia inserita, la luce si spegne. E quindi qui abbiamo un pulsante se vi ricordate superiore e un pulsante inferiore dove questa leva muovendosi va a cliccare sia uno che l'altro e quindi uno sarà il neutro e l'altro spegnerà la luce credo ma lo vedremo poi ecco perché mancano i pezzi poi adesso andiamo subito insieme a voi all'uscita numero 41. Nell'uscita numero 41 trovo le traverse di unione del telaio, quelle che vanno messe, nel, me, messe nella parte bassa e che appunto garantiscono la tenuta del telaio nella parte inferiore qui sotto il mono ammortizzatore ma adesso tanto andiamo a vederlo metteremo il tubo ricordate quello che abbiamo trovato nell'uscita precedente bene quindi prendiamo Io, come più volte dico uso questa forma verbale plurale proprio perché io vi considero parte integrante del canale ecco qui questo è in metallo ed è la traversa inferiore e poi ci sono questi anzi queste che sono le altre due traverse superiori un tubo e una serie di viti. Anche queste sono da avvitare nel metallo, ma sono a croce. Quindi andiamo un po' a vedere Prendiamo la traversa inferiore, quella in metallo. Prendo due viti. Mi dice di prenderne solo una, ma dal momento che tanto dovrò farlo anche dall'altra parte, mi creo subito il filetto anche nell'altro foro. Attenzione sempre alla direzione della vite rispetto al foro è importantissimo, altrimenti andate storti. Vedete la vite è inclinata perché il piano è inclinato. Se io addrizzo, la vite risulta diritta. Quindi, attenzione a questi particolari. E qui abbiamo creato il filetto, tutto sarà molto più semplice. Come avete visto, non ho usato alcun tipo di lubrificante perché il metallo è dolce, quindi è più morbido e non serve. Stessa cosa inclinazione della vite rispetto al piano. In realtà, la perpendicolare è diritta rispetto al piano dove vado ad avvitare la mia vite. Questa la lascio inserita perché servirà poi per andare a fissare l'altro monotrave che abbiamo poi da mettere sulla destra. Allora, fatemi solo vedere una cosa. Sì. Ok, adesso posso prendere questo. e inserisco questo così. Non vi potete sbagliare perché se lo mettete al contrario, il buco qua il foro non vi corrisponde con questo che avete qua sotto. Quindi solo in un modo potrete mettere cacciavite più grande mi aiuta di sicuro più lungo non più grande ecco qui a parte che così dovrebbe andare ancora meglio vediamo Fate sempre attenzione quando maneggiate il motore alle parti che avete dietro, quando imprimete una pressione per appunto avvitare, come in questo caso. Attenzione, perché se non vi accorgete che avete degli elementi in plastica fragili, li spezzate, li rompete. Attenzione, dovete avvitarla forte, ma senza romperla vite possibilmente. Perché questa deve poi rimanere fissa. Sarebbe meglio poi da stringerla bene una volta che mettiamo anche l'altro pezzo, ma se troviamo difficoltà quando andremo a inserire il monotrave destro, basterà allentare questa e stringere poi tutta la fine. Quindi va bene così. Poi questo devo semplicemente unirlo a pressione così delicatamente prima da questa parte altrimenti lo spezzo fa un po' di fatica ad entrare eccolo qui dovete ragionare altrimenti fate danno è un peccato bene, a questo punto, questo montaggio è terminato. Sì, abbiamo trovato anche questo tubo di gomma che è più lungo di quello che abbiamo trovato nelle uscite precedenti. Che ci dicono: poi che deve essere lungo 10 cm, ma questo è più di 10 centimetri. Ma vedremo dopo se è il caso di tagliarlo. Oppure va bene anche così. A tagliare si fa sempre in tempo, ma non si può fare l'inverso. In realtà si può anche fare, ma, ma, ma vi insegnerò magari più avanti questa cosa qui. Allora, adesso ci dice di attaccare semplicemente questo. Quindi io vado a farmi un po' di bicomponente possidico che avevo già. Preparato nei montaggi precedenti, vi ricordate che avevo fatto una parte non mescolata? Eccola qui. Infatti, questa è ancora ottima. Quindi posso sfruttare questa. Vi ricordo di non mettere mai il collante così sul perno, altrimenti, quando andrete a inserire il tubo, il collante verrà tutto raccolto verso il basso e vi fa quel colarino che non si può vedere. Fate così e basta. State pur certi che una volta indurito il collante questo non si staccherà più. Si può staccare adesso perché ancora non è indurito, ma una volta solido non si stacca più. E poi ci dice di metterlo qui dove vi avevo fatto vedere prima. Giro il motore così da questa parte però. Ecco. Grande questo modello è veramente splendido. Vediamo, penso che sia abbastanza rigido, però io la metto la colla. Ce l'ho e la metto. Stessa cosa, vi ricordate? All'interno, qua, così. Lo inserisco su questo perno, vi faccio vedere, qui, questo che è più lungo. E anche questo montaggio è terminato. Ecco, lo inclino, vi faccio vedere, così, ok, questo poi andrà di là. Bene. Adesso c'è il numero 42 che è l'ultimo ricevuto in questa nuova consegna. Monotrave di destra, ecco qui. E poi abbiamo il bullone, il dado e le viti a brugola, che ne trovate di meno rispetto a quelle che ci dicono esserci qua. Quindi devono essere sette perché io, come vi ho fatto vedere prima, sono andato già ad avvitarmele qui per crearmi i filetti. Avete visto? Bene. In realtà le monotrave non ce lo fanno, eh, avitare. Non ce lo fanno montare. Ci fanno attaccare i tubi. Quindi io questo... Ve l'avevo già fatto attaccare, se vi ricordate, diversi montaggi fa perché vi avevo detto che andava qui, e infatti, adesso ci fanno attaccare questo qui nel primo perno. Ok. Poi vado a prendere questa splendida. Guardate che meraviglia il serbatoio! Questo splendido serbatoio di aria compressa. Con dei particolari ottici bellissimi. Sembra fatto in carbonio. Guardate queste fascette in gomma che ho incollato. Ricordatevelo, altrimenti vi si staccheranno sempre. Hanno fatto addirittura la fibbia argentata che ovviamente nella realtà è in metallo, guardate, perché questa, questa è estraibile, no? Si sfilano nella moto reale questi, si sganciano e si leva il serbatoio dell'aria compressa. Che spettacolo! E abbiamo anche la scritta qui. Ecco. Bene, adesso questo lo metto così. Qui abbiamo il motorino d'avviamento. Con calma. Il tubo lo abbiamo attaccato. Adesso dobbiamo andare a mettere questo. Questo ce lo fa mettere così. Guardate. Questi tre perni vanno inseriti qui. Quindi, stavo guardando. Ah sì, perché questo qua lo devo poi smontare di nuovo per inserire il pezzo che ho tolto. Ecco perché si muoveva. Questo invece lo posso mettere. Sto controllando se è inserito tutto bene, ma non è inserito ancora tutto bene. Fate attenzione perché io lo vedo ancora sollevato da sotto. Vediamo se deve stare così. E però più di così non può scendere perché qui abbiamo la battuta un po' posso schiacciarlo da dietro vediamo deve andare giù ancora un po qua dietro il perno è ancora fuori allora aspettate perché probabilmente il perno è più lungo del foro dedicato Metto un attimo pausa, ma devo semplicemente controllare, adesso vi faccio vedere, la profondità di questo foro. Ce la faccio con questo tubo, ecco qua. E in effetti è più, è più corta rispetto al perno che si va a inserire, che è questo, vedete? Quindi metto pausa un attimo e con questi qua, adesso vi faccio adesso vi faccio vedere con questi utensili qui che sono meravigliosi vado a perforarmi di più quel foro così mi entra meglio ecco perché vi dico attenzione un conto è montare un altro è montarla bene una cosa perché mi rimaneva alto qua e non va bene quindi Questo è grosso. Allora mi sa che devo andare su queste. Ecco. Eh sì. Proprio poco, vediamo. Metto qualcosa sotto. E vediamo però tranquillizzatevi perché se io non dovessi riuscire a fare questo e comunque non tutti hanno questa attrezzatura non vi dovete preoccupare perché vi basterà consumare il perno che non si inserisce tutto quindi con una lima andate a consumarlo un po lo rendete più corto e siete a posto che in realtà è la soluzione migliore a un certo punto ma qui si buca perché sta già uscendo il trucciolo fuori ecco non so se si vede la limatura di ferro qui quella che vedete argentata e adesso proviamo Quindi ecco, una soluzione per voi sicuramente più pratica è quella che vi ho dato prima. Ecco, ora sì che è entrato. Però io lo dovrò andare a incollare perché... Vedete? Dovete guardare qua sotto. Aspettate un attimo. Adesso io lo premo perché deve entrare ancora un 2 mm. Aspettate, sto ingrandendo la parte da farvi vedere. Ecco, guardate, eh. adesso ve la indico col tubo di gomma. Vedete questo perno? Non deve stare così. Questa plastica deve andare in battuta qui. Diversamente va bucato ancora. Oppure va tagliato il perno come vi ho detto. Guardate, questo passaggio lo faccio per voi. Io ho già risolto, ma vi faccio vedere. Avete visto perché vi chiedo di iscrivervi al canale di Michele Armonica, perché non è un canale dove si montano i pezzi e basta, le collezioni. Ma si trova la soluzione ottimale per risolvere dei montaggi che diversamente potrebbero essere non corretti. Bene, adesso vi faccio vedere che è perfetto, non si tratta solo di pignoleria, ho, ho levato anche la frizione sempre per il discorso che vi ho detto prima, devo sostituire un pezzo. Si tratta di tutt'altra cosa. Fare il lavoro bene e fare il lavoro male, forse ci vuole lo stesso tempo perché non farlo bene. E se non vi sarete incollati questi come vi avevo consigliato nel video precedente, vi si staccheranno sempre. Adesso guardate. È perfetto e vi faccio vedere. Sempre con il tubo ve lo indico, ecco guardate, avete visto la battuta? È perfettamente questa di plastica contro quella in metallo. Non si deve vedere il perno fuori, altrimenti non è un montaggio corretto. Fatto questo, io poi comunque questa andrò a incollarla. Eh, ve lo dico. Vado a vedere qual è il tubo che ci è rimasto, ma è solo quello lì che vi ho detto prima. Eccolo qui. Quindi ci conviene addirittura andare a toglierla perché lavoriamo meglio. Guardate, loro prima ce la fanno montare, ma andiamo meglio così. Prendo il tubo, questo qua. Io adesso, per questione di tempistica, li metterò così a secco. Poi, una volta finito il video, andrò a sfilarli e andrò a incollarmeli, come vi ho detto. Ok? Bene, questo va messo così. Prendiamo il tubo e lo andiamo a mettere qua sotto. Quello che abbiamo trovato in quest'uscita. Da 10 cm. Ok? No, 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 no. Scusatemi, ragazzi. Stavo sbagliando. No, 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 assolutamente. Questo tubo qui che abbiamo messo qui sulla testata, azzerate tutto quello che vi ho detto adesso. Questo, ok? Lo vado a mettere qui, così, guardate, ecco. Inseriteli bene i tubi fino in fondo, eh? Non mi lasciate il perno scoperto, che è orribile. Ecco. Faccio vedere, così, ok. E invece l'altro, quello che è più lungo, lo mettiamo qui. Bene, quindi questa possiamo rimetterla a posto. Così, e questo tubo adesso ci dice di andarlo a mettere. Fatemi guardare. Va attaccato qui. Guardate, questo va attaccato qui. Ok? E però attenzione perché deve passare. Dietro il collettore, quindi non accorciatelo assolutamente, deve essere messo così, chiaro? Bene, fatto questo mi rimane da mettere la traversa superiore del telaio, quindi così, e la vado a mettere in questa maniera, ecco. Così, però non ce la fanno mettere adesso però adesso però vedete sono appoggiate e basta stavo dicendo metto pausa e faccio una cosa che non ci dicono di fare però è completamente reversibile quindi non ci sono problemi ci vediamo dopo eccoci di nuovo insieme Guardate un po', questa la mettiamo così, non è da fare, eh? lo faccio io perché perché sono fatto così, ho dimenticato di togliere questa brugolina, la levo subito, tanto poi andrò a rimuovermi le quattro viti, più quella sotto e sono a posto. Wow ragazzi! Che forte! Aspettate, blocco tutto e ci vediamo dopo. Guardate ragazzi, che meraviglia! Guardate che meraviglia! Qui poi verrà stretto ovviamente serbatoio e poi questa è la ciliegina sulla torta È gigantesca, ragazzi. È enorme, è enorme, pazzesco, ma vi rendete conto? Questo cubo misura 80 cm per 80. È un quadrato. Guardate questa moto. Alla fine quasi arriva in fondo. Meravigliosa. Meravigliosa. Bene, ragazzi. Io con queste ultime immagini che ho voluto condividere con voi, vi saluto. Perfetto. Aspettate, che metto in sicurezza questo. Vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi, un grande abbraccio e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Non so quale sarà. Voi seguitemi e soprattutto, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E vedo che state condividendo i miei video nei gruppi dedicati. Vi ringrazio molto di questo. A voi non costa nulla, vi prende qualche minuto del vostro sicuramente prezioso tempo. Ma a me date un'enorme mano. Grazie a tutti, ragazzi.